Allora, quando all'inizio dell'anno 2000, di quest'anno, del 2011, Locate Viva ha organizzato una serata presso il salone del centro anziani di Locate per discutere con gli addetti ai lavori, gli amministratori locali, a cui ha partecipato il sindaco di Locate, ha partecipato il direttore di Legambiente del Simine, ha partecipato il presidente dell'associazione Parco Sud e insieme con Roberto Caravaggi abbiamo organizzato una serata per discutere sulla prospettiva che riguardava la promessa, la progettata realizzazione del grande outlet sulle ceneri di quello che un tempo era lo stabilimento della Saiva, dove si producevano prodotti alimentari, biscotti, crackers, eccetera, eccetera, sulla Siva, e va bene, e tutti i locatesi conoscono bene il problema. Avevamo invitato la cittadinanza a partecipare, il saloncino era pieno di cittadini, i presenti però erano prevalentemente tutti gli addetti ai lavori, nonché gli addetti ai lavori appartenenti alle forze politiche locali. Prevalentemente, poi c'erano anche altri cittadini, ma il salone, chi lo conosce sa che è un luogo piuttosto piccolo. Allora, in questi giorni abbiamo lasciato dietro di noi, oggi è il 25 novembre, il 20, domenica scorsa è appena passata, e qualche giorno prima il nostro comune ha prodotto quel bel manifesto dove invitava una domenica senza auto. E sul manifesto c'è il disegnino dell'auto, della sagoma dell'auto ritagliata. Abbiamo visto qualche giorno dopo il 20 che quell'invito è stato vanificato da un crescendo di PM10, di polveri sottili, che non solo cadono su Milano, ma su tutto il territorio della provincia di Milano. E anche se noi non abbiamo centraline di rilevazione qui in zona, ricordiamo qualche anno fa che sostò per qualche giorno il pulmino per fare una rilevazione sia sulle polveri sottili, in un'altra occasione sulle onde elettromagnetiche. Per cui quello che noi sappiamo è che comunque su Milano e provincia l'aria è insalubre e parecchio. E alcune cose accadute in questi giorni sembrano viaggiare parallele con la situazione in cui si doveva arrivare alla presentazione di quello che sarà un sogno, un desiderio, una speranza, un futuro sostenibile, come viene presentato attraverso l'annuncio sul sito web del Comune di Locate. Io, da singolo cittadino che non conta assolutamente nulla, dico che qui si stanno prospettando un futuro insostenibile dal punto di vista degli effetti non solo sulla viabilità, ma quello che la viabilità di un certo tipo poi comporta, no? Il congestionamento del traffico. A Milano si lamentano, è colpa di quelli che vengono da fuori che ci portate qui questa caduta di veleni tossici nella nostra aria e sui nostri polmoni. Addirittura in un'ultima occasione, l'11 novembre scorso, il sindaco ha preannunciato, senza discutere dell'outlet perché non era all'ordine del giorno, nella riunione della Commissione Trasporti, l'intenzione, la possibilità, ma era già emersa tra le informazioni che se uno vuole le va a cercare le trova, della realizzazione di un grande, di un mega parcheggio, più o meno di 1500 posti auto, che all'interno delle iniziative correlate alla realizzazione dell'Expo 2015, quella che un professore della Bocconi qualche sera fa, l'infedele di Gallerna, ha definito l'Expo 2015 qualcosa di paragonabile al Ponte di Messina e alla Notav della Valsusa. Però vabbè, queste sono opinioni e poi vedremo
le conseguenze. Per cui era stata preannunciata in quell'occasione dal sindaco questa possibilità, quasi come un impegno che Locate si deve far carico per andare incontro a quelle che sono le problematiche di Milano, ma quando si parla di Milano e dei loro provvedimenti riguardano l'immediata cintura extraurbana, che significa i primi comuni attorno alla cintura milanese. Noi non siamo il primo comune attorno alla cintura milanese, siamo Locate Triulzi, un'altra cosa, deve fare un parcheggio. E utilizzando adesso l'alibi o la giustificazione, perché arriverà l'S13 che partirà dall'11 dicembre 2011, ma dal lunedì 12 a tutti gli effetti, e ci vorrà un po' di tempo prima che diventerà efficiente e funzionale, quindi qualche disagio magari i primi tempi, è stato anche preannunciato proprio per evitare polemiche, reazioni, eccetera. Quindi arriverà un qualche cosa di importante, però bisogna prepararsi al fatto che ci vorrà un po' di tempo perché possa funzionare. Oltretutto si prospettano problemi anche da quelli che arrivano da oltre Pavia. Quindi significherà che arriverà a Locate un treno che sarà, se sarà corto, sarà stracarico di pendolari. E quindi su Locate, forse visto che è l'ultima fermata prima di Rogoredo, magari qualche problema si prospetterà, ma questo lo staremo a vedere dopo, è un altro argomento. Oggi voglio dedicare, e per qualche giorno non aggiornerò il sito, visto che lo dedico proprio a questa serata che è stata presentata in maniera molto, così, non enfatica, ma voglio andare un attimo sul sito del comune di Locate, dove alla terza notizia, in prima pagina, è stata posta Locate verso un futuro sostenibile, incontro pubblico giovedì 1 dicembre ore 21 presso Polifunzionale. Poi uno però deve cliccare per vedere cos'è questa Locate verso un futuro sostenibile, e dentro vi trova ciò che Locate vive, ha riprodotto in prima pagina, in primo piano, dandogli il meritato risalto, anche perché il 14 gennaio 2011 Locate Viva aveva promosso una iniziativa dove tra l'altro proprio uno degli assessori che più convintamente si esprime a favore dell'Outre, un assessore di rifondazione comunista, che io a questo punto non ho problemi a definirlo di rifondazione consumista, visto che ci tiene molto a esibire i prodotti consumistici del momento, e non basta un'auto ibrida per dire che la sua è coerenza ambientale, perché bisognerebbe dirlo anche a quelli che sono in cassa integrazione, a quelli che hanno perso il lavoro, ai quanti operai della Saiva sono stati abbandonati al loro destino, peggiorando quelle che erano poi la loro attuale qualità della vita. Però qui funzionava così, la pacca sulla spalla, la bella promessa, e chi era più fortunato se la sarà cavata meglio di altri. Però qualcuno era impegnato sulle strade del G8 di Genova, ma in maniera molto protetta, molto, insomma, molto così pronto alle vie di fuga, che non correre rischi né dai black bloc né da altre situazioni particolarmente critiche. Per cui è apparso oggi sul sito del comune di Locate questo annuncio che dice Locate verso un futuro sostenibile. Giovedì 1 dicembre alle ore 21 presso il polifunzionale di Via Calori. Polifunzionale è quel capannone da cui è stata ricavata la nuova biblioteca e il nuovo salone dove si svolgono varie iniziative di interesse culturale, pubblico, eccetera, dove però sulle ceneri della centrale del latte, il San Giorgio, che c'era un tempo a Locate, e che la si è lasciata andare via, sempre nel settore alimentare, quindi non stiamo parlando del settore metalmeccanico, automobili, robe in crisi, settori dove se si volevano difendere, si potevano difendere, ma qualcuno ha preferito girare la testa dall'altra parte. Quindi vi sarà questo incontro pubblico dove, primo punto, protocollo di Kyoto ed il piano di azione per l'energia sostenibile. Secondo punto, outlet e gli interventi per la riduzione dell'impatto ambientale. Interverranno il Rene De Piccoli per Infoenergia, Cesare Marcheselli per Locate District Outlet,
Locate District è uno di quei nomi che si potevano leggere su quel cartello nel momento in cui si era fatto proprio l'abbattimento della zona dell'area dismessa della Siva, dopo che un ragazzo di poco più di 20 anni ci lasciò la vita in quelle notti di rave party incontrollate, lasciate libere, perché tanto non ne valeva la pena intervenire, sia per quanto riguardava i rave party, sia per quanto riguardava le occupazioni abusive dei Rom, dove quando Locate Viva chiedeva di poter svolgere un'assemblea pubblica, un consiglio comunale aperto per discutere di quelle situazioni, beh, si è preferito fare uno sgombero rapido con un incendio che vi era stato su quello che rimaneva di quelle situazioni incresciose e abbattimento rapido della struttura. Quindi la bella area l'abbiamo presente tutti, passandoci o da via Milano o dalla parte della Fontana. E vabbè, andiamo avanti. E quindi mi sono soffermato a questa cosa di Locate District, che me lo ricordo su uno di quei cartelli, che tra l'altro passa proprio sulle immagini fotografiche nella colonna di destra qui sul sito di locateviva.it. E dopo appunto poi parteciperà Riccardo Manfredi per Cotefa, Giovanni Salomoni per Cotefa, e che non sappiamo che cos'è sta Cotefa, qualcuno ce lo racconterà, ma adesso andremo a cercarlo su internet che roba è sta Cotefa. E quindi questo è un annuncio, l'unica cosa che si differenzia è il titolo che ho, sotto la mia responsabilità, ho aggiunto. Il grande outlet per garantire un futuro insostenibile, grazie all'assessore di Rifondazione Consumista di Locate. L'ironia viene facile, viene spontanea, viene proprio... perché qui nel nome della crisi, della promessa dei posti di lavoro, che riguarda oramai non solo la provincia di Milano, non solo Lombardia, non solo tutta Italia, e quindi un saluto solidale va agli operai di Termini Imerese, che proprio questa notte hanno visto chiudere dietro le loro spalle i cancelli di quello stabilimento. E mi ricorda quando negli anni scorsi, non è che voglio fare il patetico, il vecchietto che racconta le sue memorie, ma io ho fatto l'operaio alle Innocenti Leyland di via Rubattino e Pitteri a Milano, e ricordo cosa vuol dire quando ti arriva la lettera che ti dicono che dalla tale data la fabbrica chiude e ti arrangi. Ma in quegli anni noi abbiamo occupato la fabbrica giorno e notte, Natale, Pasqua e Ferragosto. Abbiamo difeso in tutti i modi possibili per poter avere garanzie occupazionali e non essere abbandonati al proprio destino. E quindi so l'amarezza, la tristezza, l'angoscia, la solitudine che si prova rispetto a quanto è accaduto a Termini Imerese questa notte, rispetto a quanto è avvenuto agli operai, ai dipendenti della Saiva, che vedevano distruggere una realtà produttiva importante per il nostro territorio senza che nessuno facesse qualche cosa di concreto per difenderla in ogni modo. Ma questo è passato. Questo è il passato. Però la memoria ha la sua importanza, e da singolo cittadino che non conta un cavolo di nulla, mi piace fermarlo in questo momento, in questo luogo, che è un luogo di agibilità democratica, che a cominciare da me stesso, come soggetto attivo, no? Ritiene di utilizzare in questo modo. E avevo poco, proprio ieri sera, trovato sul sito del comune di Locate, no, le prime 6 determine che cominciano a fare qualche taglio, però mi sembrano appunto che il tutto viaggia un po' insieme, la chiusura, l'invito a non utilizzare la macchina, siamo con l'acqua al collo, quindi cominciamo a tagliare, ma è una tagliatina, niente di, perché uno si va a vedere. Allora sono stati
portati a 9.000 piuttosto che a 15.000 le spese per il mantenimento e l'affido degli animali a randaggi, è stata portata a 6.000 invece che a 12.000 il noleggio, il pagamento del servizio utile per fare la fornitura del servizio autovelox, quindi se riusciamo a farlo con 6.100 per quanto tempo si è andato avanti spendendo inutilmente magari 12.000 euro. Un'altra determina dice che è stata fatta le infermieristici e qui è già qualche cosina, quindi si è portata da 17.100 a 15.300, tagliando e portando a 5 ore settimanali il servizio infermieristico che il comune fornisce ad una fascia di utenza particolare. È stata portata da 16.500 a 15.000 la spesa per il funzionamento del centro diurno anziani per il 2011, da 16.500 a 15.000. Per il centro giovani è stato fatto un taglio che da 32.000 porta a 29.000. Da un'altra parte è stata fatta invece una cancellazione di quella cifra, in quanto con i voucher regionali si può compensare quella roba lì. Però sembra più come l'alibi a dire: vedete, siamo senza soldi, siamo con l'acqua alla gola. Quindi ecco il momento buono per presentare a tutti il grande outlet, il miracolo economico per Locate, che Locate via più di tanto, ma non per stanchezza, ma proprio, ma neanche per rassegnazione, perché l'essere contro questo tipo di scelte amministrative, urbanistiche, delle amministrazioni locali, cioè è veramente una cosa su cui, insomma, uno può anche dire: vabbè, sono contro, vado avanti, chi se ne frega, parlo d'altro. No, ma Locate via ci tiene invece a non far dimenticare l'aspetto critico. Mi spiace invece per gli amici una volta di Rifondazione Consumista che sono buttati sul mercato. E quindi, allora, pensare che l'S13 sia stata realizzata grazie all'impegno dei nostri amministratori quando hanno fatto due comparsate nelle stazioni di Villa Maggiore e di Locate è veramente debole come giustificazione o argomento da utilizzare. È debole. Questo è un intervento che andava a conseguire la realizzazione delle linee S che portano come centro su Milano. Quindi la traiettoria qui, la tratta Milano-Pavia, è l'ultima, è una delle ultime su cui si sta realizzando questo intervento, che invece grazie alle iniziative, alle proteste dei pendolari, alle istituzioni locali, ma a cominciare da Regione, Provincia, Comune di Milano, di Pavia e degli altri piccoli comuni, beh, finalmente si è arrivati all'obiettivo, no? Però non vorrei che poi qualcuno potesse dire: beh, abbiamo la S13 perché abbiamo l'outlet, ma allora questo è veramente prendere in giro fino in fondo i cittadini, no? Perché è vero che c'è la prospettiva di un parcheggio di 1.500 posti auto grazie ai finanziamenti per l'Expo, quelle robe lì. Poi avremo un altro parcheggio appunto per quelli dell'outlet, che sono due zone completamente opposte, quindi me li vedo io arrivare in treno per andare all'outlet e farsi un chilometro a piedi. E allora Locate diventerà altro che futuro insostenibile, altro che domeniche a piedi, no? Saremmo assediati da parcheggi vuoti, solitari, squallidi in alcune ore delle giornate e magari intasati dal traffico. Ma come faranno i clienti potenziali dell'outlet a venire a comprarsi il cappotto firmato a buon mercato quando invece magari siamo come questa settimana col PM10 che supera le soglie di rischio per la salute dei cittadini e che non potranno arrivarci in macchina? Come faranno? Beh, queste saranno domande da porre ai nostri addetti ai lavori. A cominciare dal signore rappresentante di Fondazione Consumista, che dice: questo vuole la gente oggi e noi dobbiamo seguire quello che vuole la gente. Che peccato. Utopie calpestate, cancellate, manipolate. Però andiamo in giro con l'automobile ibrida e la tavoletta informatica da esibire, perché
siamo adeguati ai tempi. Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locatoria.it. 25 novembre 2011.